Ciao MTIers, aprile è già qui e le novità di Netflix sono tante ed interessanti, quindi non perdiamo tempo e vediamo gli appuntamenti principali. Via! La prima cosa di cui vi parlo, mentre scorrono tutte le grafiche relative al mio canale, è la nuova funzione di Netflix, il Download for You. Ne avevo già parlato in una delle mie live, ma mi pare giusto fare un piccolo recap. Si tratta di una funzione disattivabile e limitabile, come occupazione di spazio, che in automatico scaricherà sul vostro telefono film e serie che secondo l'algoritmo potrebbe interessarvi vedere. Il risultato è che dopo qualche test ho buttato via tutto quanto, poiché per la maggior parte erano film o serie nemmeno presenti nella mia lista di preferiti. Forse novità che il servizio sembrava voler spingere. Credo inoltre che Netflix dovrebbe concentrarsi di più sulla creazione di canali tematici con una programmazione fissa. Sembra una cavolata, ma un pubblico molto più adulto potrebbe trovarla comoda, poiché non avvezzo a cercare e a informarsi su cosa guardare. Adesso è il momento di presentarvi la mia selezione per questo mese su Netflix. Saranno 9 produzioni, ma ovviamente non le uniche che arriveranno, quindi partecipate alle mie live settimanali per rimanere aggiornati sulle uscite di ogni specifica settimana e i commenti su quelle che ho già visto. Parto con The Serpent, un giallo realizzato da BBC e distribuito da Netflix, che racconta la storia di Charles Sobhraji, uno spietato killer degli anni 70 nel sud-est asiatico che adescava vari hippie in pellegrinaggio mistico per poi ucciderli dopo anche indicibili torture. La storia è ovviamente liberamente ispirata a quei fatti e non vuole essere una ricostruzione storica. Sono 8 puntate che dal trailer e dalle recensioni dovrebbero meritare una visione da parte di tutti gli amanti del genere poliziesco investigativo. Segnalo che è stato girato in Thailandia prima del Covid e ultimato in UK solo nell'agosto scorso. Passo ora ad un anime molto particolare, La Via del Grembiule, narra le avventure di un ex Yakuza ritiratosi a vita privata con moglie e gatto, scelta di vita fatta per non creare disagio alla consorte. Si trova ben presto però ad affrontare la vita del casalingo con quel piglio da mafioso che sfocia in una serie di macchiette ed avventure esileranti. Se l'anime rispecchia il manga, non c'è una vera e propria storia di fondo, a parte la vita quotidiana di Tatsu. Ovviamente lui poi è un drago immortale e tutti gli altri Yakuza che incontra sono totalmente intimoriti da lui. Arriva finalmente il turno di Thunder Force, un film supereroistico in chiave comica e femminile con due pezzi da 90 della comicità Made in USA, Melissa McCartney e Octavia Spencer. Il mondo è in balia dei supercattivi e una scienziata prova a trovare un modo per dare superpoteri a comuni mortali. Cosa mai potrà andare storto? Lo prova però accidentalmente sulla sua migliore amica e ben presto le due diventano le paladine della giustizia. Il trailer è assurdo ed esilarante, speriamo che la trama regga e non sia solo una serie di scenette incastrate una dietro l'altra. Dire poi che il genere supereroistico è abusato ormai è pure poco. Da anni stanno tirando fuori qualunque cosa sul genere, speriamo bene per quest'opera. La Corea imperversa su Netflix e questo Night in Paradise ha pure partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia. La storia parla di un mafioso che perde la sorella e la nipote quando decide di lasciare la gang. Arrivato su un'isola a vacanze, però incontra e si invaghisce di una donna malata terminale. Le recensioni dicono in sunto che non sia male, ci sia una buona storia e diversi personaggi interessanti, ma che a tratti sia troppo lungo in certe scene, comprese quelle d'azione. Tutti però sono abbastanza concordi, si tratta di un bel film sui gangster, sicuramente da mettere tra le opzioni di visualizzazione. Infine è arrivato il turno di Love and Monster, un disaster movie dal sapore comico e assurdo. Una prima serata romantica viene interrotta bruscamente da un assalto di insetti giganti in tutto il mondo. Praticamente per distruggere un asteroide in rotta di collisione con la Terra, le radiazioni delle testate fanno mutare gli insetti. I due vengono quindi separati e solo dopo 7 anni i due riescono nuovamente a sentirsi. Ovviamente il nostro lui parte senza pensarci affrontando i mostri giganti solo per raggiungere. Per la serie tira più un pelo di che una mandria di buoi maremmani. Un film che pare leggero per passare qualche ora
tra azione e assurdità. Si torna in Asia, esattamente in Giappone, con Ride or Die. Si tratta di un thriller psicologico in un ambiente lesbico. Rei è innamorata della sua ex compagna di classe fin dal liceo e quando scopre che lei subisce abusi e violenze dal marito, va letteralmente giù di testa uccidendo il marito di lei. A questo punto l'amica di Rei è ovviamente impaurita dalla sua ex compagna di classe che ha ucciso il marito. Si crea però uno strano rapporto tra le due che decidono di fuggire ed aiutarsi a vicenda in questa strana situazione. Un viaggio molto particolare nella psiche umana, direi che mi crea ansia e non poco, ma che probabilmente merita. Finalmente qualcosa di italiano con questo Zero, una serie dal target adolescenziale con un protagonista pieno di problemi relativi a quell'età, ma con una particolarità: è un ragazzo di colore che si innamora di una ragazza bianca in una Milano contemporanea. Se pensavate che vi dicessi che può diventare invisibile come particolarità, beh, sappiate che da noi è più plausibile di un ragazzo di colore che fa il protagonista di una serie TV. Questa serie pare però interessante poiché riesce ad adattare al nostro ambiente e ad affrontare i problemi dell'amicizia e la vita di strada mescolandoli ai supereroi e magari dando da riflettere non solo agli stessi adolescenti ma anche ai loro adulti. Ancora in ambiente fantascientifico abbiamo Estraneo a Bordo, un film Netflix in cui dovete immaginarvi di essere un tecnico di servizio prepartenza di una missione biennale su Marte che mentre prepara la nave al lancio ha un problema e sviene. Viene poi ritrovato casualmente quando la nave ha già lasciato l'orbita alla volta del pianeta rosso. Non si può più tornare indietro e lui deve andare con loro. Ma la sfortuna che porta quell'uomo non finisce certo qui, anzi si rompe il supporto vitale e ora in quattro non possono più farcela. C'è una persona di troppo a bordo. Sembra un miscuglio di cose già viste, ma non voglio essere negativo e stiamo a vedere come va. Arriva la trasposizione di Tenebre e Ossa su Netflix. Sono 8 episodi tratti dal libro omonimo e da quello fantasy 6 Corvi. Il mondo è diviso in due, la parte con la luce e quella avvolta dall'ombra. Ci sono poi creature incredibili che si cibano di uomini e ci sono anche santi, assassini, ladri in un tutti contro tutti mentre una soldatessa scopre un potere che potrebbe riuscire a sconfiggere l'oscurità e a riunire il mondo. Dalla trama sembra un grande classico di avventura e eroismo con una sola persona che può salvare il mondo. Può essere interessante dargli un'occhiata perché i libri hanno ricevuto un certo ritorno. Vedremo come sarà questo adattamento made in USA. Per questa puntata riepilogativa è tutto, non dimenticatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di commentare, di condividere questo video. In descrizione trovate tutti i miei link per farmi sapere la vostra e non dimenticatevi le mie live, perché questi sono solo una parte delle uscite che vorrei consigliarvi. Alla prossima, ciao!